Buongiorno a tutti, oggi faremo un'altra lezione, una lezione sui lipidi. Allora, partiamo come sempre con le slide che ci aiutano a, ecco qua, che ci aiutano a capire meglio. Allora, innanzitutto questa sarà la prima parte dei lipidi e affronteremo le caratteristiche generali e le tipologie. Vediamo cosa sono i lipidi. Sono dei nutrienti che però sono un pochino, sono una classe di nutrienti un pochino diverse dai glucidi e dai proteidi, perché mentre glucidi e proteidi erano formati da piccole parti che unite tra di loro formavano macromolecole, i lipidi sono molecole di tipologia diversa, non formano delle lunghe catene, non formano dei polimeri, quindi tanti monomeri, tanti pezzettini che diventano lunghi. Quindi vediamo quali sono queste caratteristiche, visto che abbiamo visto che rispetto agli altri nutrienti hanno questa particolarità. Allora, innanzitutto sono anche loro ternari, quindi sono composti dagli elementi carbonio, idrogeno e ossigeno. E sono, appunto, questa è la grossa differenza, un gruppo eterogeneo di sostanze. Cosa vuol dire di sostanze? Che sono formati da sostanze anche con, da molecole e con caratteristiche anche abbastanza diverse tra di loro, ma che sono accomunate tutte da queste caratteristiche fisiche che andremo a vedere. Allora, innanzitutto sono untuosi al tatto. Quindi rilasciano, toccandoli, soprattutto alla nostra temperatura corporea, rilasciano una parte di sostanza che rimane sulla nostra pelle, cosa che non succede con altre sostanze. Sono solubili in solventi organici apolari, come la trialina, e quindi sono insolubili in acqua, come abbiamo già accennato durante le video lezioni che abbiamo fatto insieme, non si sciolgono in acqua proprio perché l'acqua è un solvente polare, come se fosse l'acqua, come se fosse una calamita, e invece questi lipidi sono sostanze che non si fanno attirare da questa calamita e quindi l'acqua non li scioglie. Hanno un peso specifico minore di 1 e quindi galleggiano sull'acqua. Ecco qui vi ho messo un'immagine in cui vediamo un bicchiere con dell'acqua e al di sopra abbiamo il nostro lipide, che in questo caso è un olio. Attenzione, non sono più leggeri dell'acqua, ma hanno peso specifico, quindi questo significa che hanno una massa rispetto al volume più bassa di 1, quindi tendono a galleggiare sull'acqua. Vediamo, sempre tra le caratteristiche generali, come vengono definiti in cucina, perché giusto per togliere ogni confusione e ogni incomprensione. Allora, noi abbiamo dei grassi e questi grassi possono essere a temperatura ambiente solidi o liquidi. Se sono liquidi, prendono il nome di oli. Di solito i grassi solidi a temperatura ambiente sono di origine animale e abbiamo come esempio il burro e lo strutto, ma attenzione, abbiamo anche delle eccezioni come il burro di cacao e la margarina, perché questi due alimenti sono di origine vegetale, derivano dal cacao in un caso e da oli vegetali che sono stati idrogenati, la margarina, quindi sempre da vegetali, ok? Dopo, quando parleremo delle caratteristiche chimiche, capiremo perché queste differenze. Gli oli, invece, a temperatura ambiente sono liquidi, hanno solitamente per lo più origine vegetale, l'esempio l'olio classico di oliva. Ma attenzione, anche qui abbiamo delle eccezioni, non è detto che tutti gli oli siano di origine vegetale, perché per esempio abbiamo l'olio di fegato di merluzzo che quindi deriva da un animale. Vediamo, come prima vi accennavo, una classe eterogenea, quindi eterogenea vuol dire formata da tante molecole diverse, e quindi andiamo a vedere questa classificazione dei lipidi rispetto alla composizione chimica, rispetto alla loro struttura, alla molecola che li compone.
Abbiamo innanzitutto i lipidi semplici e i lipidi complessi, quindi questa grossa distinzione. I lipidi semplici sono formati, come dicevamo prima, solo da carbonio, idrogeno e ossigeno. La classe più grossa, diciamo, più importante, possiamo dire, sono i gliceridi, che sono formati da glicerolo e se abbiamo tre acidi grassi saranno trigliceridi, se abbiamo glicerolo più due acidi grassi digliceridi, se abbiamo solo un acido grasso saranno monogliceridi. Vi ho messo qui l'immagine di un trigliceride per ricordarci i gliceridi e a fianco l'olio d'oliva, perché l'olio d'oliva vedremo anche dopo, ma l'olio d'oliva è costituito principalmente da trigliceridi. Poi abbiamo gli steroidi, che sono appunto sempre formati da carbonio, idrogeno e ossigeno, ma vediamo qua, anche se piccolina, si intuisce immediatamente che è una molecola molto molto diversa da quella di un trigliceride. Vi ho messo l'uovo perché nel tuorlo dell'uovo è presente una quantità interessante di colesterolo, quindi per ricordarci dove è contenuto il colesterolo. Fanno parte dei lipidi semplici anche le cere, che sono dei lipidi un po' particolari, non vi ho messo la struttura perché non sono così, diciamo, non sono così interessanti nelle applicazioni in pasticceria, però ricordiamoci che rivestono alcuni frutti, hanno la funzione di isolarli dall'acqua, quindi per aumentare la conservazione. Attenzione, è proprio, naturale la cera presente sulla buccia della mela, non è stata aggiunta da strani, da chimici pazzi, da scienziati pazzi, è proprio così. La mela, ha come rivestimento uno strato di cera. Passiamo poi ai lipidi complessi, cioè che sono formati da una parte di lipidi, quindi parte lipidica, e più un'altra componente. Quale può essere quest'altra componente, quest'altro pezzo di molecola? Può essere l'acido fosforico. E allora avremo i fosfolipidi che vi ho riportato qui di fianco con una testa idrofila e due gambette idrofobe, approfondiremo in seguito, oppure più glucidi e avremo i glicolipidi, ve ne ho riportato uno qui, vedete qua, anche qua è piccolissimo, lo so, comunque è un esagono e quindi è un galattosio che è unito a un pezzo di glicerolo e poi due acidi grassi. Questi sono importanti perché fanno parte della membrana e svolgono della membrana cellulare e svolgono una funzione di riconoscimento, ma non li approfondiremo. E poi abbiamo se abbiamo il lipide più la proteina, avremo le lipoproteine. Di queste parleremo quando parleremo del metabolismo. Per ora vi ho messo appunto questa immagine, che è l'immagine di una generica lipoproteina che svolge una funzione importantissima di trasporto dei lipidi nel sangue. Avrete sicuramente sentito HDL e LDL. Ecco, HDL e LDL sono lipoproteine, ma le approfondiremo nella prossima lezione. Vediamo quali sono le funzioni dei lipidi. Allora, innanzitutto vediamo nel nostro corpo quanti lipidi sono presenti. Nel nostro corpo abbiamo in peso, se siamo in salute, se non soffriamo di sovrappeso, di obesità, abbiamo circa il 17% di lipidi. Ma che cosa servono? Hanno diverse funzioni. Innanzitutto possono essere un deposito o riserva di energia, cioè cosa vuol dire? Vengono utilizzati dal nostro corpo come fonte energetica. Quindi, dicevamo prima, il 17% del nostro peso corporeo è costituito da lipidi. Di questo 17%, insomma, quindi della quota di lipidi presente nel nostro corpo, ben il 98% è costituito da trigliceridi. Vi ho riportato di nuovo qui la molecola. E dove vengono conservati questi trigliceridi? Negli adipociti, che sono queste cellule qua che vi ho riportato qui. Vedete che hanno il nucleo e il citoplasma, che è tutto. Diciamo, il resto della cellula è occupato tutto da una goccia di lipidi. Vedete qui all'interno conserviamo i trigliceridi. Quindi vedete che
Il nostro adipocita è bello gonfio, bello cicciotto perché all'interno è pieno di trigliceridi. Poi abbiamo anche dei lipidi che svolgono una funzione di struttura molto molto importante. Questa funzione di struttura è svolta dal 2% di lipidi, dei lipidi totali solamente il 2% svolge questa funzione di struttura, ma è una funzione importantissima, ok? Quindi anche se ne abbiamo pochi come quantità, sono essenziali. E questi sono fosfolipidi e glicolipidi, come vi dicevo prima, che vanno a costituire la membrana cellulare. Qui di lato vi ho riportato la membrana cellulare, ok? Questo è un pezzettino che va a costituire, qua abbiamo una cellula, quindi la prendo in prestito, tutto questo contorno qui, che è la membrana cellulare, che è diciamo, il cancello che racchiude all'interno la cellula. Da cosa è fatto questa parte gialla? Da fosfolipidi. E qua vedete che ci sono dei rametti, questi rametti qui sono dei glicolipidi, ok? Quindi sono rappresentati come glicolipidi. E infine in tracce nel nostro corpo sono presenti steroidi e vitamine che svolgono la funzione di regolazione, cioè regolano alcuni processi metabolici del nostro corpo. Adesso vediamo la distribuzione dei lipidi negli alimenti, quali e quanti lipidi troviamo negli alimenti. Allora, innanzitutto facciamo la distinzione tra il grasso di origine vegetale, per esempio l'olio di oliva, e il grasso di origine animale, per esempio il burro. Nel grasso di origine vegetale abbiamo per il 98% trigliceridi, mentre nel grasso di origine animale avremo un 80% di trigliceridi e, attenzione, una piccola percentuale, ma importante, di colesterolo. Vedremo poi perché il colesterolo è così importante, ma in realtà l'abbiamo già visto nella slide precedente perché abbiamo detto che svolge una funzione regolatrice, ma appunto più avanti ne spiegheremo meglio il significato. Quindi vedete, nel grasso di origine animale ci sono altre sostanze, tra cui l'acqua. Quindi vedete che a parità di peso, in realtà un grasso di origine vegetale ha un maggior contenuto calorico perché ha un maggior contenuto di trigliceridi. Ma il grasso di origine animale contiene sempre anche il colesterolo. E appunto poi vedremo quando parleremo delle indicazioni nutrizionali nella prossima lezione perché mi soffermo a descrivervi queste caratteristiche. Vedrete che saranno queste caratteristiche chimiche ci spiegheranno perché è preferibile scegliere i grassi di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale. Adesso andiamo a vedere più da vicino questi trigliceridi che abbiamo detto essere le molecole più importanti di lipidi come presenza negli alimenti. Da che cosa sono formati questi trigliceridi? Da glicerolo più tre acidi grassi. Allora, ricordiamoci sempre cosa sono i gruppi funzionali, ok? Quindi il glicerolo, quali gruppi funzionali ha? Che sono la parte più reattiva della molecola, ha tre ossidrili. E gli acidi grassi invece presentano, ognuno per sé, l'acido carbossilico che avevamo già visto negli amminoacidi, vi ricordate? E il gruppo H invece l'avevamo visto nei glucidi, l'ossidrile l'avevamo già visto nei glucidi. Cosa succede? Queste molecole reagiscono insieme, vanno a formare il gruppo estere. E così vanno a formare il trigliceride. Ecco qui che abbiamo il nostro estere, che viene, questo non l'abbiamo mai visto nelle lezioni precedenti, quindi ve lo sottolineo, viene abbreviato con COOR. Ok? Vi ricordate? R è l'altra parte, è il residuo. Quindi in questo caso è tutto questo pezzo qui. Ok? E nel secondo caso R sarà questo e quest'altro, ma non vi preoccupate perché non vi chiedo queste cose, ma vi chiedo come sempre di saper riconoscere i gruppi funzionali. Quindi vedete come è fatto questo. Ricordatevi sempre che dove ci sono le sbarrette sottointesa
un atomo di carbonio. Quindi vediamo che qua abbiamo un atomo di carbonio legato con doppio legame a un ossigeno e legato a un altro ossigeno che a sua volta è legato a un altro pezzo di molecola. Ok? Mi raccomando, ricordiamoci che queste stanghette rappresentano appunto carbonio legato a due atomi di idrogeno, carbonio legato a due atomi di idrogeno, eccetera, eccetera, fino all'ultimo che invece è un carbonio legato a tre atomi di idrogeno. Ma lo vedremo meglio nelle slide successive. Ecco, vediamo come si fanno a formare, perché abbiamo detto dal carbossile al gruppo acido carbossilico più gruppo ossidrile. Si forma un estere che qua non viene rappresentato. Questa è l'immagine del vostro libro. Come succede? Cosa capita? Sempre la stessa reazione, ovvero abbiamo una molecola d'acqua che esce e in questo caso si forma un estere. Questo capita per tutti e tre i gruppi ossidrile che reagiscono con l'acido grasso e quindi ecco che avremo tre alla fine della reazione, tre molecole d'acqua. Tre gruppi esterici e quindi avremo un trigliceride. Attenzione, è una reazione reversibile, cosa vuol dire? Che può tornare indietro, possiamo avere l'esterificazione in questo senso, ma vale questa reazione può valere anche al contrario, cioè se noi aggiungiamo al trigliceride tre molecole d'acqua in particolari condizioni, in questo caso se abbiamo l'enzima che fa il lavoro nel nostro corpo, avremo l'idrolisi di quel trigliceride e quindi ritorneremo ai tre acidi grassi e a un glicerolo. Anche questo lo vedremo bene poi quando parleremo della digestione dei trigliceridi. Adesso vediamo più da vicino cosa sono gli acidi grassi, ok? Ripetiamo un attimo quali sono gli acidi grassi. Sono questa parte qui che reagisce con il glicerolo. Perché sono così importanti? Perché i diversi tipi di acido grasso influenzano le caratteristiche del trigliceride e quindi macroscopicamente le caratteristiche del nostro grasso. Allora, vediamo che cos'è questo acido grasso. È una molecola formata da carbonio, idrogeno, ossigeno, ovviamente perché è un lipide, con la testa idrofilica e la coda idrofobica. Ok? Qua, bellissimo che ho trovato questa immagine, sono molto contenta. Questa è l'immagine della molecola rappresentata proprio con lo spazio che occupa. Le palline bianche sono l'idrogeno, la parte grigia a cui si attaccano le palline bianche è il carbonio, e invece queste rosse sono le palline che rappresentano l'ossigeno. E qua vedete che attaccato all'ossigeno c'è ancora un idrogeno. Ecco qui sotto scritta la molecola. Con il nome, con il simbolo degli elementi. L'unica cosa che manca in questa rappresentazione è la scrittura dell'atomo di carbonio, ok? Dell'atomo di carbonio che è in questo punto. In ogni punto di questa sequenza c'è, scusate, in ogni punto, in ogni punta di questa sequenza c'è un atomo di carbonio. Allora, adesso vediamo quanti tipi di acidi grassi ci sono. Allora, diciamo cosa sono i tipi di acido grasso. Di acidi grassi ce n'è tantissimi tipi, ovviamente. Io vi ho messo solo le caratteristiche diverse rispetto alla struttura. Perché gli acidi grassi, innanzitutto, si distinguono per la lunghezza della catena che è data dal numero di atomi di carbonio legati al gruppo carbossilico. Ok? Quindi ne avremo C8, C9, C10, eccetera, eccetera. Ok? Ma le tipologie si distinguono rispetto a se sono saturi o insaturi. Certamente avrete sentito tantissime volte questa definizione perché anche nelle etichette alimentari, se andate a vedere, trovate di cui saturi, ok? Trovate quantità di grassi di cui saturi. Allora andiamo a vedere che cosa vuol dire, qual è il significato. Allora, saturo significa che la catena contiene tutti gli atomi di idrogeno,
Ok, quindi non sono presenti doppi legami. Invece, quando abbiamo un grasso insaturo, vedete che qua abbiamo un ripiegamento. Da cosa è dato questo ripiegamento? Dal doppio legame tra i due atomi di carbonio. Dopo lo vediamo anche bene. Però intanto iniziamo a vedere la forma, come cambia. In questo punto c'è un doppio legame. Ci sono due atomi di idrogeno in meno e questo doppio legame provoca questo ripiegamento della molecola. Possiamo avere anche due doppi legami. In questo caso vedete che ci sarà un ulteriore ripiegamento della nostra molecola. Vi ho messo qua degli esempi, un acido grasso saturo tipico e un acido butirrico perché è presente nel burro. Oppure abbiamo un acido palmitico che è presente nel grasso di palma, o ancora un acido stearico presente nei grassi animali. Voglio che ricordiate questi nomi che sono molto importanti. Invece, per quanto riguarda l'acido insaturo, abbiamo un acido oleico, quindi con una sola insaturazione abbiamo un acido oleico che è presente negli oli vegetali. Per quanto riguarda il polinsaturo, invece, abbiamo un acido linolenico omega 3 e un acido linoleico omega 6. L'acido linolenico è presente nel pesce e nell'olio di lino. L'acido linoleico, attenzione, vedete che sembrano uguali, ma cambia una N e cambia tutto, che è invece presente nell'olio vegetale. Certamente avete sentito milioni di volte omega 3, omega 6. Cos'è questo omega 3? È la posizione del doppio legame rispetto alla coda, quindi questo sarà presente 1, 2, 3 sul carbonio 3 a partire dalla coda, dalla parte finale. Invece nell'acido linoleico sarà presente sul carbonio 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi è proprio quello rappresentato nell'immagine. Perché sono così importanti questi due grassi? L'avete sentito nominare, scusate, questi acidi grassi li avete certamente sentito nominare anche nelle pubblicità, perché sono acidi grassi essenziali. Cosa vuol dire? Che il nostro corpo non li riesce a produrre, non riesce a produrre questo doppio legame in quella posizione, ok? E quindi devono essere necessariamente introdotti con l'alimentazione. Se poi vedremo anche dopo, se non li abbiamo, andiamo incontro a carenze e quindi a problemi per il nostro organismo. L'ultimo che non vi ho nominato e che vi spiego adesso è il acido grasso insaturo che ha un doppio legame trans. Questo deriva da alcune trasformazioni tecnologiche di un acido grasso cis. Infatti, in natura noi non abbiamo non esiste un grasso prodotto da un animale o da un vegetale che abbia un doppio legame trans, ok? Questi sono, derivano, trans vuol dire che vedete qua c'è il doppio legame ma rimane dritto, ok? Perché non è come il doppio legame cis che invece crea questo ripiegamento nella molecola. Questo trans, vi dicevo, deriva da procedure tecnologiche e quindi lo troviamo, anche questo ne parleremo nella prossima lezione. Però intanto memorizzatelo, lo troviamo in prodotti industriali. Di nuovo vi faccio vedere, perché questo è molto molto importante, la differenza tra saturo e insaturo. Ve l'ho riportata qui perché solo con la struttura, diciamo, con le palline tridimensionale, secondo me non era così chiaro. Ecco che vedete che qui c'è tutta la catena, qua sono sempre sottintesi tutti gli atomi di carbonio. Di idrogeno, scusate, sia di carbonio che sono rappresentati da questi puntini, sia per ogni atomo di carbonio i due atomi di idrogeno che sono appunto sottointesi per non dover appesantire troppo la struttura.
E vedete che nel caso invece dell'insaturo abbiamo questo doppio legame tra due atomi di carbonio. E quindi qui questo carbonio in questo punto e questo carbonio in quest'altro punto avranno solo un atomo di idrogeno, ok? Sia questo che questo avranno un solo atomo di idrogeno con cui sono legati. E vedete che questo doppio legame crea il ripiegamento. Perché continuo a insistere con questo ripiegamento? Perché questa caratteristica chimica va a influenzare le caratteristiche fisiche del nostro grasso. Andiamo a vedere perché. Qua abbiamo un trigliceride formato da tre acidi grassi saturi. Cosa fanno questi tre acidi grassi saturi? Sono tutti belli lunghi in questo modo e quando ci sono tante molecole di trigliceride, come vediamo qua sotto, queste molecole si impacchettano molto molto bene, ok? E quindi questo cosa comporta? Che a temperatura ambiente saranno facilmente solidi, perché riusciranno a impacchettarsi e tra di loro avranno dei legami deboli che tenderanno appunto a tenerli uniti facilmente e quindi a temperatura ambiente saranno solidi. Invece, nel caso di quest'altro trigliceride formato da un acido grasso saturo, ma da due acidi grassi, uno polinsaturo e l'altro insaturo, quindi con solo un doppio legame. Ecco, forse non l'ho detto bene prima, cosa vuol dire polinsaturo? Che presentano due doppi legami. Ok? E invece l'insaturo, se si chiama solo insaturo, significa che contiene solo un doppio legame. Questo cosa comporta? Che il nostro trigliceride avrà una forma più scomposta e quando tanti trigliceridi fatti come lui saranno vicini, vedete qui nell'immagine, difficilmente a temperatura ambiente si impacchetteranno e quindi saranno liquidi. Per ottenere l'impacchettamento, quindi che queste forme un po' più disordinate, più scomposte, siano vicine una all'altra, dovremmo abbassare ulteriormente la temperatura, ok? Quindi è quello che capita, per esempio, quando mettete, non so, le acciughe o le olive sott'olio, le mettete in frigorifero e vi ritrovate dei pallini solidificati, ok? Questo perché abbassando la temperatura, ovviamente, queste molecole trovano un modo per mettersi d'accordo e per impacchettarsi, per mettersi in modo ordinato, scusate, per mettersi in modo ordinato e quindi solidificano. Ma a temperatura ambiente li ritroviamo liquidi, ok? Passiamo adesso agli steroidi. Gli steroidi, lo steroide più importante che noi diciamo che ritroviamo negli alimenti è il colesterolo. Non vi chiedo la formula, non vi preoccupate, però voglio di nuovo che sappiate riconoscerlo. Vedete che è una struttura ben diversa, ritorniamo indietro, ce l'avete qui, ben diversa dal trigliceride, ok? Ha anche gruppi funzionali diversi. Vedete che non abbiamo ossidrili, non abbiamo acidi carbossilici, ok? Scusate, abbiamo un ossidrile, ma non abbiamo acidi carbossilici, quindi vedete che è completamente diversa e anche la posizione dell'ossidrile è tutta in un'altra posizione. Anche di lui, appunto, sappiamo che svolge una funzione regolatrice, ma approfondiremo bene dopo, nella prossima lezione. Allora, adesso vediamo un altro di questi lipidi che sono i fosfolipidi. Allora, qua ho trovato questa immagine che trovo bellissima perché spiega veramente bene la funzione di questi fosfolipidi. Allora, innanzitutto guardiamo il nostro fosfolipide e poi passiamo all'immagine a sinistra. Allora, il fosfolipide qua non vi ho messo la molecola, quindi non vi ho messo tutti gli atomi che la compongono, ma semplicemente una rappresentazione, un'illustrazione che però ci spiega bene. Abbiamo una testa idrofilica e due code idrofobiche. Un po' come l'acido grasso, perché anche l'acido grasso aveva la testa idrofilica, ma in questo caso il fosfolipide ha due code idrofobiche, l'acido grasso solo una.
Allora, vediamo perché è così importante. Lo ritroviamo nella membrana cellulare. Ecco qui una cellula. Questa è la membrana cellulare. Vedete che qua nel riquadro rosso abbiamo ingrandito quella porzione di membrana cellulare. E vedete che troviamo questo strato particolare. Come è formato questo strato particolare? Andiamo ad ingrandire in questo riquadro verde e ritroviamo, vedete qui, queste specie di omini con le due gambette, che sono proprio i fosfolipidi. Eccolo qua, riportato di nuovo con la struttura, come abbiamo visto prima, della molecola. Ok? Quindi questi fosfolipidi sono molto molto importanti perché, come vedete, diciamo, si mettono tutti vicini uno con l'altro, fanno un doppio strato. E questo doppio strato funziona molto bene perché tra di loro, ricordatevi sempre, simile attira simile, simile scioglie simile, e quindi tra di loro interagiranno le code idrofobiche, mentre le teste idrofiliche, una sarà a contatto con il citoplasma, che quindi è costituito principalmente da acqua, e l'altra testa sarà in contatto con il fluido extracellulare, come vedete qua, che anche questo è costituito principalmente d'acqua. Quindi formano, adesso abbiamo capito come fanno a formare questa barriera. Attenzione, qui dobbiamo aprire anche una piccola parentesi: dove troviamo i fosfolipidi in pasticceria sono molto utilizzati. Abbiamo una classe di fosfolipidi che si chiama lecitine, che sono presenti nella soia, nel germe di grano e nel tuorlo d'uovo. Qual è la loro funzione? Sono dei potentissimi emulsionanti. Esempio, si utilizza la lecitina di soia nel cioccolato, ok? Oppure possono anche svolgere funzione di antiossidante. Cosa vuol dire antiossidante? Che vanno a reagire con l'ossigeno, evitando che l'ossigeno vada a ossidare altre molecole, per esempio altri grassi presenti nell'alimento, e quindi andandoli a irrancidire, oppure andando a creare le famose macchie nere, marroni, diciamo più marroni, per esempio nella frutta, ok? Che si vede benissimo nella banana, ok? O nella mela. Invece, emulsionanti, non abbiamo detto che cosa sono, sicuramente lo sapete, ma meglio ripeterlo. La proprietà emulsionante è quella di riuscire a disperdere due fasi che normalmente non si sciolgono una nell'altra. Per esempio, andiamo ad emulsionare un olio nell'acqua, oppure l'acqua nell'olio. Esempio in pasticceria, no, non tanto in pasticceria quanto in cucina, la maionese. Noi usiamo le lecitine presenti nel tuorlo d'uovo per andare a creare un'emulsione tra il succo di limone o l'aceto e l'olio, ok? Senza il tuorlo d'uovo non si potrebbe formare l'emulsione stabile nel tempo, perché voi potete disperdere un po' d'acqua nell'olio, si formano delle piccole bollicine. Ma poi, dopo un po' di tempo, queste bollicine vanno a rompersi. Per evitare questo, abbiamo bisogno di una sostanza che invece funzioni da emulsionante, quindi che metta d'accordo e una e l'altra sostanza. Perché le lecitine svolgono bene questa funzione? Perché appunto hanno una testa idrofilica e una coda idrofobica, e quindi una si attacca con la parte grassa, l'altra si attacca con la parte acquosa, e quindi si può avere questa dispersione. Ok, ho terminato la presentazione dei lipidi. Eccoci qua che ci facciamo vedere. Scusate. E quindi niente, per qualsiasi domanda l'affronteremo poi a lezione, o se volete anche scrivere sotto il video, fate pure delle domande e ci rivediamo alla prossima parte dei lipidi, che sarà una parte anche molto molto interessante, che riguarderà la digestione, il metabolismo e le indicazioni nutrizionali. Grazie a tutti, arrivederci.